Signorine, fermatemi subito. Niente cibo o bevande in classe. Fermati! Hai del cibo addosso? Ok, puoi entrare. Ho vinto io. Bene, è l'ora di chimica. Adoro fare gli esperimenti. Wow, ma cos'è stato? Devo aver mischiato gli ingredienti sbagliati. Oh, non va affatto bene. Oh, ehi, Brian, c'è stato un incidente. Si vede? Alla salute? No, Brian, non berla! Ma che ti dice la testa? Ok, aspetta, ti faccio vedere un trucchetto. Ti serviranno delle provette e un imbuto. Poi basta versarci le tue bevande preferite. Quante ne desideri? E fino all'orlo. Fatto, e ora è pronto. Alla salute! Com'è rinfrescante! Voi due sì che lavorate duramente. È quello che voglio dai miei studenti. Professore, tutto ok? Sì, sì, sto benissimo. Continuate a studiare. Ok, via libera. È ora di uno snack. Oh no, ho fatto troppo rumore. Zoe, niente cibo in classe. Dammi qua. Tutto quanto. Ok, ecco qua. Tutto quanto! Va bene, accidenti! Ecco, è tutto quello che ho, davvero! Ehi, ti faccio vedere una cosa! Sembra colla, vero? Brian, che stai facendo? Guarda, per prima cosa prendi un flacone vuoto di colla, togli il tappo e ora versaci una crema a tuo piacimento. Poi rimetti il tappo. E fatto! Ne vuoi un po'? Assaggia! Wow, che buona! Ciao cara, baci baci! Ok, dov'è il mio astuccio? Mi serve uno snack prima della lezione. Quindi niente cibo in classe. Ehi, che cosa ho appena detto? Niente cibo in classe! Ma guardi, è deperita. Come può farle una cosa del genere? Non preoccuparti, cara, ti aiuterò io. Rimettiti questi e preparati per la magia. Perfetta. Ora stenditi. Per prima cosa userò questa. Farò una bella riga intorno alla montatura. Tutto intorno, proprio così. Wow, sei stato bravissimo! Accidenti! Sì, tieni gli occhi chiusi. Ci servono tanti confettini, cara. Ora togliamo l'eccesso. Voilà! Adesso i tuoi occhiali sono commestibili. Sì, sei stupenda. Proprio come me. Posso fare una foto? E ora assaggiamo questi occhiali commestibili. Mmm, che buoni! Non dimentichi di fare una foto anche a lei? Ma certo, ecco qua. Metti in mostra la tua montatura. E questo è un evento importante della storia mondiale. Oh no, lo stomaco mi brontola! Zoe, volevi dire qualcosa? Ehi, ma che sta masticando, Brian? Ehi, se hai degli snack, condividili! Ma falla finita, quelli non sono snack! No, sono serio, da un morso, se lo dici tu! Wow, ma è uno snack! Ti faccio vedere come fare. Prendi un bicchiere di plastica, poi metti insieme tante cannucce e legale con un elastico. Perfetto! Attacca della plastilina sotto le cannucce. In questo modo resteranno dritte nel bicchiere. E ora la gelatina. Versala lentamente dentro le cannucce. Meglio se usi diversi colori. Una volta riempite, devi aspettare che si secchino. Da asciutte sembreranno pastelli a cera. Guarda quanti colori! Aggiungi la carta, mettile nella scatola e nessuno se ne accorgerà. Deliziosi! Ma che sta succedendo?
Brian, che cosa hai in mano? È soltanto un pastello a cera. Va bene, allora, torniamo all'antica Grecia. Anch'io ho fame. Potrei mangiare un pastello. Ok, verde, spero che tu sia buono. Ah, ma non è affatto buono. Ok, nessuno sta guardando. È ora di qualche snack. Sì, saranno buonissime. Lo vedo tutto quel cibo. Cos'è stato? L'avrò immaginato. Comincerò da questa gialla. Ok, mi sento davvero osservata. Oggi la testa mi gioca brutti scherzi. E gnam! Come succosa! Bene, bene, ti ho colta in flagrante. Queste vengono con me. No! Si è preso tutte le caramelle! Mangerei anche una matita. Aspetta, mi è venuta un'idea. Stenderò questa caramella e la dividerò in quattro. Ok, adesso prenderò un angolo e lo stenderò così. Poi impilerò gli altri sopra al primo. Metterò questo bastoncino al centro. Una volta fatto, bisogna arrotolarli. Com'è divertente! Ora che sono tutti arrotolati, mi serve di nuovo il coltello. Li taglierò al centro. Sembra una rosa. Aprirò qualche petalo. E ora la metto al suo posto. Sarà la gomma della matita. Fatto. Adesso posso usarla in classe. Mangerò giusto un petalo. Mmm, buonissimo. Così non morirò più di fame. Bene, conosci le regole. Dammi il cibo. Il prossimo. Implorare non funziona. Dammi qua. Oh no, sta sequestrando tutto il cibo. Ha preso il cibo di tutti. Non entrare. Ma avevo tutti questi snack. Adesso come faccio? Aspetta un attimo. Ho la soluzione. Ok, devo togliermi la felpa. Ma non del tutto. Solo le maniche. E ora devo mettere lo zaino sul davanti. Un marshmallow qui. E un altro qui. Perfetto. Ora devo coprire lo zainetto. Sembra solo che ho messo su qualche chilo. Niente di che. Ok, vediamo se hai portato del cibo. Braccia in alto, per favore. Ok, puoi andare. Va al tuo posto. Che ti è successo? Com'è che sei ingrassata? Non sono ingrassata, sono strapiena di snack. Cosa? Ma sei davvero geniale! E ora quando cercate il numero intero è importante ricordare questa equazione. Sembra che tutti siano concentrati. Adesso? Non credo. Fregati! Fa niente. Torniamo all'algebra. Ok, meglio controllare la prospettiva. Sai che il cibo qui non è permesso? Pennellate interessanti. Bravo, Brian. Oh, ho avuto un'idea fantastica. Prenderò questi barattolini e toglierò la vernice. Poi li riempirò con la mia crema preferita. Ora aggiungo del colorante alimentare, così sembrerà vernice. Mischio per bene. Perfetto, ora sembra vernice. Torniamo alla lezione di arte. Alla salute? Oh! È disgustoso! Hai appena bevuto della vernice! Ne vuoi un po'? Ma certo che no! Chissà di cosa sa! Ah, che schifo, che saporaccio! Hai mai intrufolato del cibo in classe? Facci sapere!
condividi questo video e iscriviti al canale per altri fantastici video.